Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo qualcosa di nuovo. Scusate, mi sistemo un attimo l'audio perché è abbastanza sclerotico. Quindi, non so se vedete l'ambiente dietro un po' cambiato perché ho tolto il PC dalla vecchia stanza di mio figlio e quindi adesso sono un po' più libero di fare le cose come quando voglio e quindi fondamentalmente posso portare anche più contenuti. E quello che andremo a vedere oggi è appunto un contenuto nuovo, ovvero proverò di tanto in tanto alcuni free to play e vedremo effettivamente se vale la pena di giocarli e perderci tempo sopra. Il mio consiglio spassionato ovviamente è di non giocare a free to play che sono pay to win. Cosa significa pay to win? Appunto che per andare avanti nel gioco devi pagare. Un free to play deve essere un free to play. Se poi tu vuoi dare dei soldi agli sviluppatori per come si dice, comprare skin e quant'altro, è giusto darli per magari, che ne so, i vari pass che fanno quant'altro, ci può stare. Però se il gioco diventa un pay to win, allora non è un free to play, è una sola. Tra i giochi che ho scaricato oggi c'è questa Isla Sinaloa, che secondo me credo che sia la scopiazzatura di, come cacchio si chiama quel gioco là? Ecco, già come parlano. Ci troviamo di fronte a Juanita, che sembra strafatta in realtà, tra l'altro dorme. Cinon Cactus, dicevo, sembra la brutta copia di Animal Crossing. Azienda di cui avete bisogno per tutte le vostre esigenze, Rune Inc. Domanda sul tuo pacchetto fuga sull'isola oggi. Ah, Juanita e Juanito. Si stacca delle persone tutti i loro problemi? Conosciamo un luogo speciale dove puoi andare e dove tutti vanno d'accordo. Se vuoi vivere in una terra pacifica, con vicini amichevoli. Mamma mia. Io. È bello Animal Crossing, però è. È di una noia. Niente proiettili, solo abbracci. Beh, se mi dici così, wow. Sei pronto per iniziare la tua grande avventura? Multiversale addirittura, ragazzi, multiversale. Fantastico, ci occupiamo di tutto per voi. Confermare la prenotazione, salendo il nome e data di nascita, pure. Rocco Sabato, va bene, confermare. Genera un nome casuale, io voglio generare un nome casuale. Blue Lion, non è male. Va bene. Riceve tutti, evita informazioni personali o parole offensive. Vabbè, non vogliamo offendere nessuno. Mise, però se non me lo fai cambiare, ah ok. Lui è il tuo compleanno, bene bene. Abbiamo già tutte le informazioni che ci saranno per sistemarti. Ultima cosa, hai bisogno, scegli un'isola e poi scegliere il proprio vestito. Sono strafatti questi. Cioè stanno guardando ognuno. Cacchio. Ok, non mi sento di dire che è la scopiazzatura di. Allora, c'è qualcosa che non va col mio pad. Sicuramente c'è qualcosa che non va col mio pad. Vediamo se lo stacco un attimo. Ma non facciamo cagate. Va bene, posso scegliere solo quell'isola lì, quindi scegliamo quella e vediamo di. Oddio. I personaggi sono terribili. No vabbè, gli occhi, io voglio gli occhi da strafatto. Posso usare il. Non si può usare. No. Perché non mi fai scegliere gli occhi? Va bene, non si sa. Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra si è finita. Era lo stesso taxi di Willy il principe di Bel Air. Ottimo, torre di caricamento. Dai che sono curioso di vedere come inizia sto gioco. Un curiosissimo cacchio. Che figata. C'è una scopiazzatura, ma proprio. Cioè qua Nintendo li fa chiudere secondo me. Delfino che vola, perché non sembra che sia nell'acqua. Mamma mia, che cosa brutta che sto vedendo. Puoi controllare il tuo personaggio in movimento usando i tasti freccia o WASD chiavi. Quindi premuto shift chiave allo stesso tempo perché per creare il tuo personaggio correre.
colpire il barra spaziatrice per creare il tuo personaggio salto. Dio, è terribile. Ma non erano diversi Juanita e Juanito? Sono stati i primi residenti. Sembra che tu, Taxi, sia diventato un delfino quando hai attraversato il multiverso. Ora puoi vederci come animali. Cioè che se... Ah, ok, quindi Juanita e Juanito in realtà sono già animali. Ok. Spiegherà tutto e incontrerà gli altri abitanti del luogo. Ah, che cos'è? Ah, una manata? Oddio. Ah, ok, ha per raccogliere. Questo dovrebbe essere le erbacce. Io poi credo che non ci volesse tanto. E la versione Wish di Animal Crossing. Cioè, Animal Crossing è carino, no? È tutto caruccio, i personaggi, tu... fa schifo al cacchio proprio. Io devo seguire quelli adesso, ma dove cacchio sono? Ah, sono qua, sono qua. Un accampamento profughi c'è qua. Sono così felice che tutti siano arrivati e stanno così bene. Cioè, sono gli animali di Happy Tree Friends questi. Allora il castoro, che bello. Il coniglio è terribile. Che ne dici di un giro di presentazioni? Vabbè, Juanito e Juanita l'abbiamo conosciuto. Questo? Sto ratto qua? Chiabamela. Bene, sono Blue Lion. E inquietantissima baila. Cioè, io stanotte me la sogno. Sembra uscita da un vecchio fumetto di Dylan Dog dove c'era appunto un cartone che era la scopiazzatura di Roger Rabbit che usciva dal suo mondo immaginario e uccideva tutti quanti. E baila è molto brutta. Mio nome è Juanita, io sono Bayou. Geniale, perché è geniale? È geniale, se lo dicono da soli. Io saremo qui per assisterti nella tua nuova vita sull'isola, ma io voglio scappare da qua. Prima cosa da fare è scegliere un luogo dove stabilirsi. Pensa al futuro e ti aiuteremo a renderlo tua casa dei sogni col tempo. Non hanno azzeccato una parola. Per ora iniziamo con divertimento ed eccitazione tenda. Ricevi il tuo tenda de Juanito o Juanita, ok? È un italiano terribile. Juanito mi sembra più addormentato. Ehi, Blue Lion, ecco il tuo favoloso tenda. Trova un posto che ami, poi apri lo zaino per selezionare il tenda e posizionalo. No, scusate, sto anche trasferendo un'app da lista de Quaseres al tuo telefono. Tasto zaino, apri i tuoi zaino. Ne hai solo uno, però dice tuoi perché hai più spazi. Cose che raccogli automaticamente verranno salvate nel tuo zaino. Cose che raccogli verranno automaticamente salvate nel tuo zaino, ok. Alcuni oggetti consentire più unità per ogni in ogni spazio. Altri oggetti consentire una sola unità per spazio. Diverso oggetti potrebbe avere diverse opzioni disponibili. Possono anche avere diverse opzioni se utilizzati in vari luoghi. Ok. Seleziona un oggetto dal zaino per vedere cosa può fare. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo apprezzato, la traduzione. Io adesso dove vado a mettermi? Non posso neanche ovviamente saltare da una parte all'altra dell'isola, sono bloccato qua io. C'è la pera? Devo raccogliere un po' di pere. Ma sono pere. Non so nemmeno più cosa sia reale in questo momento. Questa sembra una bistecca bruciata più che una pietra. Però che ho fatto ancora bene. Ma la pietra? Quello non so che cos'è, probabilmente potrebbe essere un fossile. Argilla? No, scusate, argilla. Questa cos'è? Un avocado? Ah, allora, a vedere così io ho detto pera prima, ma in tutto per tutto sembra un avocado. È infatti un avocado, ok, allora l'avocado l'hanno fatto bene. Va bene, sentite, io voglio mettermi qua adesso, voglio proprio ficcarmi qua. Ah, dovrei mettere qui il mio negozio. Dovrei mettere il mio negozio qui. Negozio, ma che negozio? Ah, il negozio del tenda. Ok, adesso vediamo come è fatta il negozio. Devo aspettare diversamente. Perché? Mamma mia, ragazzi. È brutto forte sto gioco, eh. Allora, l'applicazione. Lista delle cose da fare. Metti la tenda dal tuo zaino.
Mettete andato, Zaino torna con Juan. Questo è Juanito. Ok, posso andare a parlare a lui adesso. Ehi, Blue Lion, sembra che tu abbia trovato il tuo piccolo angolo di paradiso, no? No, no, perché è terribile sto posto, va bene. L'hai fatto così in fretta. Immagino che gli altri stiano ancora cercando il posto perfetto. Dato che conoscevi già il posto, forse puoi aiutarli a trovare il posto dei loro sogni. Mamma mia, che brutta Pamela. Pamela, ammazza quanto sei cessa. Ma non potevi parlare in italiano? Incontraste un buon lugar? Io todavía estoy tratando. Beh, ok, sto facendo fatica. Penso che vorrei posizionare qui il mio negozio. Il mio negozio qui, sì. Perfetto, questo è il posto. L'albero che c'era dietro è sparito. Freddo. Come andrà Baila? Forse dovresti dare una mano. Io ho paura di Baila. Quella stanotte mi sgozza. Anche tantissima. Però si è scelta la casa vicino. Cioè, guardate l'acqua. Tutti sposti. E sembra che in realtà l'acqua sia distante anni luce dal terreno. Questo albero qua di avocado sparirà, vedrete. Sì, mettiamola qua. Sparito l'albero, ok, perfetto. Freddo! Freddo, cold, cool. Forse freddo vuol dire figo. Hanno tradotto cool in freddo. Praticamente la traduzione l'ha fatta Google Translate, sicuro. È stata una decisione difficile, mi è salvata la vita, va bene. Dovremmo tornare in piazza per affittare Juan. Abbiamo finito il compito. A scuola sei? Ottimo lavoro, sto già iniziando a sentirsi un po' più come a casa. Chi? Sera sto organizzando una festa sull'isola per festeggiare il nostro primo giorno insieme. Avrò bisogno di aiuto per preparare la piazza e raccogliere tutto per la festa. Blue Lion, puoi raccogliere legna da ardere e aiutarmi a preparare da bere per la festa? Certo. Vieni a parlarmi per specifiche istruzioni. Per istruzioni specifiche. Ma che faccia c'ha questo? Allora, ragazzi. Allora, guardiamoci bene attorno. La cosa più bella in assoluto che c'è in tutto questo schermo è il castoro. Cioè, il castoro. Io mi sono innamorato del castoro, è bellissimo. Ma è l'unica cosa bella che hanno fatto. Vabbè, anche i cervi più o meno sono fatti bene. Però, mica te non ti si può vedere. Cioè, non ti si può vedere. Per vedere cosa cibo è possibile trovare, avogado, andate a vedere cosa cibo avete in casa. Hai raccolto tutto rami? Di cosa abbiamo bisogno? Ne prendo 10, sì? Faremo un grande falò stasera, sì, con tutti gli animali che ci sono sull'isola, però. È un onore averti nella nostra comunità, il futuro sembra così luminoso. Ma la grammatica no. Io mi sento anche di dire. Guarda, ce li avevo già gli avogadi. Mi sento anche di dire che potremmo continuarlo questo gioco, perché è talmente terribile che mi sta piacendo. Come nostro abitante umano onorario, Blue Lion dovrei nominare l'isola. Vorresti tu o dovrei io? Genera casualmente. Snowspot, perfetto. Ti piace il nome Snowspot? Ma cagare, ma veramente cagare, ma va bene. Salute, qualcuno ha starnutito? Io sono allibito. I cervi se ne sono tirati fuori da. E con catre. Un lanterna e uno radio per ognuno. Cerca di dormire bene la notte perché domani c'è una grande giornata. I coglioni. Posso andarmene, quello lo farò. Gli ho dato 10 legnetti, ne ho usati 4. No, stai sveglio, devi ancora soffrire con me, lurido infame. Io farei un pisolino, sì. Dormi quanto vuoi. Potrebbe non svegliarsi più, visto che comunque si trova in un'isola di merda. Bentornato, oggi è 1:04 am, in Tuesday, November 10. Ok, l'1 e 4 dovrei andare a dormire forse. Da questo momento giocherai Isla Sinaloa in tempo reale. Ok, se lo giocheremo solo di notte non potrò fare un cacchio. A meno che questi qua non siano svegli tutta la notte anche. Mamma mia, questo posto è bellissimo. Io lo adoro, Bayou. Bonjour, bonjour. Benvenuto nel mio negozio di costruzioni. Nel tavolo da lavoro puoi creare oggetti se hai i materiali necessari, ovviamente. Sentiti libero di usarlo per creare oggetti ogni volta che vuoi. Dimmi quando hai fatto il tuo ascia di pietra. L'ho fatto il mio ascia di pietra. È bruttissimo sto gioco. È veramente brutto. Ma brutto. Io una volta che sono arrivato qua,
Schiaccio il tasto e sono già lì. Beh, questa è una figata. Sono a posto, vero? Eccellente. Mi piacerebbe migliorare il tuo negozio a una piccola casa. Darà anche a te 50.000 stelle. Pagare il prezzo. No, io non voglio di fare prestiti anche qua. E se tutto. Però sei un infamone. Sarà anche se tutto, però sei un infamone. Tanto raccogliamo l'avocado che andiamo a venderlo. Chissà se c'è la megera che vende le rape. Qua venderà le cozze, non lo so cosa può vendere in un'isola terribile del genere. Anche per caso mi dai un po' di legno in più, no? 5 botte devo tirargli per tirare giù sta roba. Per farmi fare poi un cesso di casa, sicuro. Io mi aspetto che salti fuori anche qualche ape adesso, eh. È una scopiazzatura brutta di Animal Crossing, ma mi aspetto di tutto adesso. Mamma mia, che cesso di gioco. E meno male che è gratis. Questo lo dico proprio con tutto il cuore. Meno male che è gratis. Perché se uno avesse dovuto spendere dei soldi per sta cacata, ora apprezzo tutto il lavoro che è stato fatto dietro questo gioco. Perché sicuramente avevano già tutto pronto. Hanno solo dovuto copiare le idee. Però, it's terrible. Hai tutto il necessario per la tua prima casa? Penso di sì. Organizzerò un prestito da 50.000 stelle. Vorresti che migliorasse il tuo negozio? A uno casa stanotte? Sembrano le cucce dei cani. Io voglio quella. La voglio verde. Ti avrò casa pronto per te domani. Io direi che me ne vado bellamente a dormire qua e nella vita vera. Posso fare un pisolino, sì. Fai un pisolino e non pensarci più. Bene, non so se lo continuerò questo gioco, però è talmente brutto che vorrei capire come si evolveranno le cose, sinceramente. Può salvare? Qui sta Valute? No, non ci penso proprio. Ah, gestisce abbonamento annuale. Qui si chiedono un abbonamento annuale. Puoi usare il tasto M per attivare del mouse e disattivare se necessario. No, penso che andrò a dormire. Non so neanche se ci rientro. Va bene. Ok, non si può neanche uscire dal gioco. Non ti fa uscire. È terribile questa cosa. Va bene, ragazzi. Direi che ci fermiamo qui con questo bel isla. Non mi ricordo neanche più come si chiama. Io spero che salvi. Credo di sì. E ci vediamo al prossimo giro sicuramente con un altro free to play, magari la prossima volta porto qualcosa di più carino. Mentre questo, qualche partitina magari ce la facciamo, giusto per capire quanto schifo può fare un gioco del genere. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi.